ieri dicendo c'è stato il funerale di un prete anziano, 89 anni, per Mariano Lopò, una chiesa a Stracolma, oltre al nostro arcivescovo altri due vescovi, molti preti, parecchi diaconi, alcuni discorsi molto belli termine della Santa Messa. Quando stavo ritornando al termine della messa a riprendere l'auto, in passaggio sentivo una donna anziana affacciata davanti alla porta che diceva: cristiano buono, forse cristiano domenico sulla terra di Filippo. Bene, non vedo il giudizio, è bello che terminata la nostra vita qualcuno, anche l'ultima persona più semplice di questo mondo, possa fare di noi un bel elogio. Effettivamente, padre Mariano Lopò, in 89 anni mi ha accumulato il bene, ma non come quello della parabola del Vangelo, che voleva allargare i magazzini, costruire anzi i magazzini nuovi per metterci tutti i suoi beni e vivere tranquillo, mangiando, bevendo e divertendoci. Ma ben di altro genere, nelle varie parrocchie di quest'anno, e poi nell'ultimo periodo della sua vita, quando terminato per motivi già superiori all'età canonica, aveva passato anni tutte le mattinate a confessare abbondantemente nel santuario di Altavilla Milicia. L'ambizione che ciascuno di noi deve avere sotto l'idea, no? Dovrebbe, in un certo senso, diciamo, deve avere, come dovrebbe, come battezzato, è quello di accumulare beni su beni da un punto di vista spirituale, da un punto di vista di beneficenza, da un punto di vista di lode al Signore, da un punto di vista di servizio. E noi non valiamo un bene perché è credente, perché è suore, o perché è monaco, o perché è cristiano. Io ricordo che quando ero giovane prete, una delle lotte più accanite che ho dovuto fare con i miei parrocchiani è stato quello di una mentalità diffusa in cui mi si diceva: noi abbiamo la nostra famiglia, abbiamo un lavoro, nella nostra vita si articola tra famiglia e lavoro. Quando veniamo a messa la domenica già abbiamo fatto più del nostro lavoro. Era la mentalità corretta. Ho dovuto stentare alcuni anni prima di correggere questa mentalità, quando grazie a Dio dopo tanti anni la mia parrocchia è diventata una parrocchia di missionari. Figuratevi che si faceva perfino l'evangelizzazione capillare, che cosa consisteva nel fatto che tutte le strade, o quasi, erano coperte, nel senso che ogni strada c'erano due persone che giravano di famiglia in famiglia per fare discorsi lunghi, per leggere una pagina del Vangelo, per recitare la posta di rosario, per dire una breve preghiera, diciamo così, una parrocchia impregnata di missionalità, che ogni
che c'erano re piuttosto sole, non ce n'era. Re che ero uno solo, tutti i laici impegnati in un numero di lutte quanto mai grande, da 30, in certo momento addirittura 35 lutte, impegnati a un'opera grandiosa di evangelizzazione, non solo questo, tante altre iniziative. Essere missionari della parola di Dio è, come dire, diventare evangelizzatori del mondo di oggi è un dovere grande, grande, grande. Ma coloro che sentono il dovere di evangelizzare sono una percentuale minore rispetto a coloro che sentono il dovere di pagare le tasse. C'è un motivo, evidentemente. Se uno non evangelizza, non ci sarà qualcuno che gli verrà a dire adesso devi pagare quello che non hai pagato. Però, come dice il Vangelo, all'uomo che si sentiva furbo e arrivato e seduto e stracolmo di beni, che si era fatto un progetto di vita tra mangiare, bere e divertirsi, gli arriva una notizia ferale: domani ti sarà chiesta la vita. Evidentemente non è che tutti coloro che accumulano beni materiali sulla terra sono tutte persone a cui l'indomani viene chiesta la vita. Però ve l'assicuro che non ce n'è uno di quelli che accumulano i beni sulla terra trascurando l'accumulo dei beni del cielo, servizio, per la beneficenza, per l'impegno sociale e politico, per l'impegno nei confronti del Signore, che è un dovere. Tutti coloro che trascurano i beni spirituali e si dedicano ai beni materiali, evidentemente non tutti, solo qualcuno, finiscono la loro vita in maniera prematura. Però finiscono la loro vita tutti. Conoscete qualcuno che è ricco e campa più di 100 anni? Bravissimo. Tutti hanno fatto un funerale di una vecchietta 103 anni, un fatto eccezionale. Però tutte queste cose le diciamo, tutte queste cose ce le diciamo, tutte queste cose le pensiamo, però non siamo capaci di tirare le conclusioni. Siamo come due che stanno a vedere i conti, quando però si arriva a pagare, sì, questi soldi ti devo dare, però io non te li do, oppure te ne do metà, oppure te li darò quando mi dice la testa. Noi non possiamo giocare con il Signore, lo dice la Bibbia, lo dice San Paolo, con il Signore non si scherza. E noi abbiamo questa abitudine strana e paradossale di scherzare con le cose del Signore. San Paolo ci avvisava che noi dobbiamo svestirci di tutto quello che sono i vizi di questa terra. Soprattutto San Paolo sottolinea l'avarizia di ciò che è idolatria. Cioè, la sollecitudine di accumulare bene sulla terra, che è idolatria, nel senso che ci facciamo dei soldi con Dio. L'altro giorno mi diceva un amico una cosa strana, che il cognato tutti i soldi, uno stipendio piuttosto discreto, che guadagnava lui, li spendeva non si sa come, senza dire mai alla moglie e ai figli come spendere i soldi guadagnati da lui. E la moglie, come lui, con il reddito di cittadinanza e qualche altro risparmio di qualche lavoretto extra, doveva provvedere a tutto quello che c'era da fare nella casa. E
perché avete il culto dei soldi, anche quando andavano a pagare cose importanti, bollette, debiti, agenzia delle entrate, altro, lui non li pagava, costringendo la moglie a pagare con quel poco che lei aveva come reddito. L'idolatria, il penale, l'accumulo, evidentemente sono casi estremi, ma ci dicevo chiaro chiaro con le donne, non sono casi estremi quelli di gente che in questo momento, mentre noi siamo qui a lodare Dio, a cantare in maniera stupenda come ci fa mostrare ogni volta la nostra cara Oriana, il suo salmo responsoriale, le lodi del Signore. È vero o non è vero? Senza differenza tra domenica e giorni feriali si ammazza, si bombarda. Da che cosa dipende? Dalla difesa dei valori dell'Occidente? Ma la vogliamo smettere di prenderci in giro? Il vero motivo è qualche fazzoletto di terra, un territorio che si è dopo essere grande quanto la Sicilia e la Calabria messi insieme, migliaia di morti per difendere un territorio piccolo quanto la Calabria e la Sicilia, ma ricchissimo di beni di sottosuolo e di carattere agricolo, l'accumulo dei beni della terra che porta l'uomo a uccidere, che porta l'uomo ad arrabbiarsi, che porta l'uomo a fare sciocchezze su sciocchezze. L'ultimo accenno che concludiamo. Volevo comunicare a voi una mia profonda amarezza. I giornali parlano di orrore. Vi devo confessare, io ho provato più orrore nei confronti di quello che si prendeva l'uccisione di quel poveraccio con il telefonino per fargli vedere alla mamma come è orrendo il buon umano a ucciderlo. Ma perché non intervenite? Perché non glielo levavi dalle mani? Perché non chiamava tutto? Quattro minuti sono un'eternità. E così chiede, lo dico a chi è più competente di me, io non sono un giurista. Ma non esistono leggi che puniscono l'omissione di soccorso? O l'omissione di soccorso quando uno fa un incidente e non dà soccorso alla persona che ha preso quella macchina? Uno che guarda qualcuno che uccide e non interviene non è omissione di soccorso? Forse, se avesse dovuto o voluto uccidere un cane, forse qualcuno sarebbe intervenuto, forse. Un povero uomo, perché? Perché era nigeriano? Perché non era italiano? Perché aveva la pelle scura? Ma l'abbiamo vista alla televisione la faccia di sua moglie. Un figlio di Dio, anche lui, con la stampella, che chiedeva l'elemosina, con la calunnia che era pretesto che aveva disturbato la moglie, non è vero, non ha curato bene tempo. Questo è un discorso molto importante che riguarda la fragilità e la stupidità del cuore dell'uomo e riguarda soprattutto, parliamoci di più si sta lontani da Dio, che l'uomo di oggi spanta, che è superiore a tutto e che non c'è bisogno di credere più perché non siamo più nel Medioevo, ma magari avessimo la fede che avevo nel Medioevo. Era civiltà che c'era nel Medioevo. Almeno nel Medioevo, quando c'erano le guerre e il Papa diceva facciamo due mesi, tre mesi di sosta, si faceva, lo ascoltavano. Quando non vogliono fare sosta neanche per dare le tonnellate di grano, ancora discutono sulle tonnellate di grano che devono dare a chi ha affamato. L'insipienza e la stupidità del cuore dell'uomo, che il Signore ce ne scappa libero. E applichiamo questo Santa Messa anche con questa intenzione che il Signore ci illumini la testa e riusciamo a capire dov'è il vero bene e dov'è il vero male.